Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge. Ascoltiamo oggi nel Vangelo, molto bello, o anche i profeti, ma sono venuto a dare compimento. È il verbo plerò, il verbo del pleroma, è il verbo del riempimento. È bello. Gesù è venuto a riempire la legge antica, non ad abolirla, non a cancellarla, ma a rigonfiarla del suo Santo Spirito. Se ci rendiamo conto, la parola che in Maria si rigonfia e feconda di Cristo, anche per noi dice questo gonfiore di una plusvalenza, di un significato maggiore, di qualcosa che è in più perché è gonfiato da Dio. Ma c'è anche un particolare molto bello. Dice che finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà nemmeno un iota, addirittura la lettera più piccola dell'alfabeto greco, una I senza nemmeno trattino, ma nemmeno un trattino. Kereia in greco. Cos'è questo kereia? Kereia è praticamente una specie di così. Deriva dall'ebraico yod, che è un allungamento da yad mano, una specie di ditino piccolissimo, che gli scribi addirittura, siccome era così invisibile, nel scrivere addirittura a volte lo eliminavano quasi come se fosse inutile. E allora è molto bello. Tutto ciò che è inutile non è da escludere nella legge di Dio, anzi, va compiuta tutto. Quando nel Vangelo ascoltiamo, se uno dice a uno cretino, stupido, scemo, peccato gravissimo, se uno lo uccide con le parole, a volte dice, vabbè, ma tanto. Ecco, quel trattino, a volte noi lo intendiamo come meno qualcosa, no? Ma tanto non succede niente. No, non è il tanto del trattino che diminuisce o sminuisce la legge, perché in ogni nostra piccola, singola parola negativa noi stiamo uccidendo un'altra persona. Ma è quel trattino che dice unione, congiunzione tra due persone, no? Quel trattino alto. E quindi ogni parola che può unire, fare comunione con un'altra persona. Molto bello. Anche le parole più semplici, un messaggino, una parola di apprezzamento, una parola di riconoscimento. Quello iota che tu dici, ma sì, ma lo devo scrivere, ma glielo devo dire che gli voglio bene, ma devo chiedere perdono alla fine, lo devo fare, non lo devo fare, vale la pena, non vale la pena? Ecco, quello è il momento in cui lo Spirito ti dice che anche un singolo trattino è così importante da fare la differenza della tua relazione. Buon trattino a tutti.